Buonasera e bentrovati. Dopo parecchie puntate torniamo a parlare del cammino sinodale di una singola parrocchia. Siamo a Roma, la parrocchia si chiama Santa Maria Regina Mundi e ci aiuta a capire meglio questo cantiere. Il cantiere delle diaconie della formazione spirituale, perché come vedremo, come esito del primo anno di ascolto in questa parrocchia è venuta fuori un'esigenza, quella di approfondire proprio la formazione della comunità, degli animatori, degli educatori, un po' di tutto quello che ruota intorno alla vita parrocchiale. Allora, per raccontare tutto meglio, è venuto a trovarci un giovanissimo parroco, Fra Giuliano Luis da Silva. Ben trovato, Fra Giuliano. Grazie mille, bentrovati. Che è appunto il parroco di Santa Maria Regina Mundi, carmelitano, come si evince dall'abito. E poi collegati dalla parrocchia, da Roma, ci sono Ambra Consolino e Federico Mattia, che sono membri dell'equipe di progettazione pastorale della parrocchia. Bentrovati, ragazzi. Grazie. Buonasera. Eccoci qua. Allora, iniziamo, Fra Giuliano. La parrocchia Santa Maria Regina Mundi ha vissuto questo primo anno di ascolto, di cammino sinodale, ormai sono quasi due, appunto il primo anno ha dato il via a delle attività che state portando avanti e che poi vedremo anche nel servizio. E innanzitutto, come la comunità ha reagito a questo anno di provocazione sinodale? Come hai detto bene, il Sinodo ci ha provocato all'ascolto, no? Il Santo Padre all'inizio ci ha invitato così, no? Dicendo lo Spirito Santo ha bisogno di noi, ascoltatelo ascoltandoci e ascoltandovi. E questo è stato veramente importante. Io, come ho detto, no? Sono un parroco giovane, è la mia prima parrocchia e quindi ho iniziato anche io questo cammino insieme al Sinodo. Quindi sentivo anche la necessità di ascoltare i parrocchiani per conoscerli, per capire le necessità veramente della parrocchia. Quindi questo primo anno di ascolto mi ha aiutato e ci ha aiutato tantissimo a conoscerci e quindi abbiamo vissuto quest'anno ascoltando i singoli gruppi, dando opportunità ai gruppi e alle persone di esprimersi, di dire come stavano, no? Nella parrocchia, nella vita, perché noi siamo una parrocchia molto grande nella periferia di Roma, a Torre Spaccata, e ci sono tanti gruppi che lavorano tanto, facciamo tante cose e quindi abbiamo ascoltato tutti questi singoli gruppi. Federico Mattia, che cosa è emerso da questo ascolto? Qualcosa che vi ha stupito? Qualcosa che poi chiaramente avete messo in qualche modo a lavoro, perché poi sono emerse delle attività per rispondere a quelle esigenze, a quel tipo di cose che sono emerse. Sì, il lavoro è stato, diciamo, lungo, perché comunque abbiamo dato spazio a tutti i gruppi e abbiamo fatto un incontro proprio per ogni gruppo, quindi tutto il tempo che voleva, che si necessitava per tirar fuori un dato che fosse significativo. Sostanzialmente, sentendo poi un po' tutti i gruppi, sono usciti fuori due grandi filoni. La necessità della comunità di una maggiore comunione, condivisione e comunicazione. Ricordiamoci che comunque eravamo anche oramai appena usciti dalla pandemia, quindi c'era proprio una necessità anche fisica di tornare insieme, di ristare insieme e condividere. E questo è un po' quello che ci ha spinto poi a scegliere, dopo appunto il cammino dell'ascolto della parrocchia, per il nuovo anno il terzo cantiere, che è quello dalla parte migliore, cioè fermiamoci, quindi l'operatività la fermiamo un attimo e mettiamoci un po' in ascolto di quello che Gesù dice, che ci ha insegnato, e conosciamolo meglio. Ecco, da lì è nato poi tutta una progettualità per quest'anno che ancora non è finita. Ambra Consolino, ma c'è qualcosa che vi ha stupito, che è emerso, qualche argomento che è emerso e che avete messo a sistema in qualche modo è operativo quest'anno? Qualcosa che non vi aspettavate nel conoscere meglio la vostra comunità e aiutare Fra Giuliano ad entrare al meglio appunto nei vicoli, nelle vie della vostra parrocchia? Sì, ma per esempio il tema della comunicazione, sembra impossibile che siamo oramai nel 2023, c'erano ancora problemi di comunicazione, però sembra che siamo tanti e parliamo poco. In realtà probabilmente sovraparliamo, però parliamo e non ci ascoltiamo. Quindi abbiamo lavorato molto sul tema della comunicazione, abbiamo addirittura creato un ulteriore
equipe di comunicazione che aumentasse un po' il volume della comunicazione sui social che già avevamo. In più abbiamo istituito per esempio una rubrica mensile che racconta intanto tutte le attività sul mese e poi abbiamo spaccato dei singoli gruppi, quindi un po' dare voce un po' a tutti quanti. Ecco. Abbiamo fatto poi nel cammino... Scusa, Ambra, volevo chiedere una cosa. Ambra, quando parliamo di progettazione pastorale, un'equipe di progettazione pastorale, vuol dire che voi con altri laici, con il parroco, vi mettete a tavolino e pensate, provate a dare quelle risposte che sono emerse dalle domande della gente? Sì, esatto. Noi ci mettiamo insieme con il parroco con la nostra corresponsabilità, quindi veniamo da percorsi diversi, da gruppi diversi, ma siamo anche di fasce d'età diverse. Questo è importante per rappresentare appunto tutte le esigenze che vivono le persone della nostra comunità e del nostro quartiere. E quindi anche qui la comunicazione è molto importante, l'ascolto prima di tutto viene richiesto a noi, perché la difficoltà primaria che facciamo appunto quando ascoltiamo l'altro è anche di farlo finire di parlare, no? A volte conoscendo le persone della comunità tendiamo magari a concludere quello che vuole dire l'altro, quindi questo primo percorso di ascolto lo dobbiamo fare prima di tutto noi come equipe pastorale. Quindi ogni volta che emergono delle tematiche della comunità, ecco, ultimamente abbiamo appunto preparato un questionario, diciamo, no? Nuovamente per richiedere dal primo ascolto che c'era stato ad oggi che cosa è migliorato, che cosa ancora c'è da migliorare, da crescere. C'è qualche e anche risposta qui che ci puoi dare? Qualche risultato, qualche risposta, Ambra, che ci puoi dare? Che ci puoi anticipare? Ancora stiamo aspettando le risposte. Abbiamo chiesto però anche qui, sempre nel tema della corresponsabilità, appunto, che non siano dei questionari e delle domande anonime, ma che i parrocchiani possano dare il loro nome, quindi mettere un io, quindi essere anche loro protagonisti della loro lettura della vita della parrocchia. Fra Giuliano, in fondamentale, come insomma recita il nostro titolo, formarsi per costruire insieme la parrocchia, sembra che sia venuto fuori proprio questo bisogno di, per essere corresponsabili, saper dire la propria e quindi formarsi alla fede e anche a come si gestisce, se vogliamo, una comunità. Sì, questo percorso, no? Ambra parlava di queste domande che abbiamo fatto, in verità è pensando all'assemblea parrocchiale che faremo il 25 maggio, l'assemblea ha questa caratteristica di ascoltare tutti, no? Dare voce a tutte le persone, però come siamo una parrocchia grande è impossibile fare questo in un incontro, quindi abbiamo dato questo foglio, entro il 14 maggio devono riportare in chiesa, e il 16 maggio se non mi sbaglio, riportare in chiesa in un'urna che abbiamo preparato, e quindi Ambra non lo sa, forse io ho letto già qualche foglio, qualcosa può dire. No, ma ho letto, però è quello che cercheremo di riportare dopo nell'assemblea parrocchiale che conclude un po' questo nostro cammino di formazione spirituale. Ovviamente la responsabilità anche di percorrere un cammino insieme di formazione e di formazione spirituale, quindi la nostra idea era non solo formare ma anche proporre momenti di spiritualità, e ho cercato di passare, no, il messaggio ai gruppi che da soli i gruppi potevano organizzarsi come parte spirituale, biblica, di riflessione come hanno fatto anche i ragazzi. Perché spesso c'è il rischio che in una parrocchia super operativa con tante attività quotidiane si perda un po' quello che è tutto l'aspetto spirituale di riflessione, un po' come Marta e Maria, no? Nella casa di Betania. E voi mi sembra di aver capito che avete scelto la parte migliore. Torniamo subito dopo la pubblicità, tra poco. Stiamo
Stiamo raccontando il cammino sinodale della parrocchia Santa Maria Regina Mundi di Roma, quartiere di Torre Spaccata. Abbiamo capito che hanno concentrato le loro attività quest'anno, dopo il primo anno di ascolto, proprio sulla formazione della comunità. Allora noi andiamo ad ascoltare subito la testimonianza di come gli educatori e gli animatori dell'oratorio si stanno formando. Vediamo. Siamo al secondo ritiro del nostro oratorio. Abbiamo deciso di portare appunto un po' a conclusione il tema che abbiamo portato avanti per tutto l'anno. Il tema scelto è quello della fraternità, in particolare il titolo, diciamo, che ci ha accompagnato un po' in questi giorni è Fraternità si scriva nei cuori, per diciamo farci capire l'importanza del come appunto vivere la nostra missione. Io sono sempre stato un ragazzo nell'oratorio, sono cresciuto all'interno dell'oratorio fin da quando ero piccolo, quindi il Signore mi ha chiamato a questo percorso sia da bambino, come appunto bambino dell'oratorio, e poi a un certo punto ho sentito questa missione, questa chiamata del Signore che mi ha detto: adesso tocca a te trasmettere tutto quello che ti ho donato ai più piccoli e trasmettere il messaggio di Gesù, che è fantastico. I ragazzi che sono qui oggi sono già tutti quanti catechisti, ma hanno fatto un loro percorso di formazione per diventare catechisti. A loro volta stanno apprendendo e stanno facendo, insomma, delle attività che poi un giorno gli permetteranno di essere, ecco, per esempio, responsabile della formazione, o piuttosto, insomma, di andare in altri oratori a formare altri oratori. Lo spirito carmelitano è proprio della nostra parrocchia. La nostra parrocchia è sempre stata carmelitana e sicuramente centrale il ruolo che ha Maria, no? Che è sempre il cardine delle nostre attività, da cui prendiamo ispirazione, che oltre a essere madre è anche sorella, secondo appunto un'antica tradizione carmelitana, e che ci indica la strada, la via, la modalità con cui seguire Gesù. Il discorso del Carmelo ha giocato un po' in casa, nel senso non è una figura estranea, una figura nuova, ma una figura in cui siamo abituati a conoscere fin da quando siamo piccoli, fin da quando abbiamo mosso i nostri primi passi in parrocchia, nell'oratorio. Comunque la figura di Maria è sempre stata presente. Una grande sfida sia per noi che per i nostri sacerdoti, no? Trasmettere al meglio anche quella che è la figura di Maria, e sicuramente ci impegneremo in questo anche nel mese che verrà, quindi maggio, che appunto è il mese mariano, il mese dedicato a lei, e nel nostro oratorio faremo moltissime attività dedicate appunto a questa figura così importante. Devo molto al Carmelo, all'oratorio, proprio perché è una realtà che mi ha permesso di crescere e di poi conoscere, fortificare e rafforzare quei rapporti che adesso sono alcuni dei punti chiavi della mia vita. Lo scegliere di rispondere alla chiamata di essere catechisti è una delle cose più belle che ci sono, perché se la tua vita fa match, corrisponde a ciò che Dio ha pensato per te, avrà tutta un'altra piega. Allora, Fra Giuliano, viene fuori forte il tema di Maria, che nella tradizione carmelitana abbiamo capito essere madre e sorella, quindi se la sentono accanto come giovane tra i giovani. Quanto è importante la figura di Maria nel cammino sinodale? Certamente penso che la spiritualità carmelitana ci aiuta tanto con questa espressione di Maria come sorella, no? Sorella di cammino. La Vergine Maria ci aiuta in primo modo, secondo me, nell'ascolto, quella che ha veramente ascoltato la parola di Dio e ha messo quella parola in pratica, no? Che è andata incontro a chi aveva necessità di essere accolto e di essere ascoltato. Quindi è sicuramente il principale modello del cammino sinodale. È quello che state cercando anche di fare, anche molto praticamente in parrocchia. Ambra, c'è anche un'attività che sembrerebbe semplicissima, senza nessun chissà quale scoperta: un caffè tutti insieme dopo la messa, è così? Esatto, parlando proprio appunto di Maria, della sua semplicità, anche noi abbiamo pensato di creare un momento semplice di convivialità e di comunicazione con le persone della nostra comunità, perché ci chiedevamo dopo la messa come entrare in contatto con quelle persone che non erano inserite in nessun gruppo, o per esempio i genitori dei ragazzi appunto dell'oratorio, che mentre i propri figli erano impegnati nelle attività oratoriane, loro in qualche modo non sapevano come incontrarsi. Invece con questo momento, con questo caffè che noi
offriamo nelle sale, insomma, vicino alla parrocchia, all'uscita della messa, è appunto un momento quotidiano dove ci si ascolta, ma si condivide la propria settimana, i propri desideri, ma anche si progetta, è un momento di progettazione, quindi immaginiamo che quel luogo possa diventare anche una galleria d'arte per chi, per i parrocchiani che magari amano dipingere, oppure chi si occupa di musica, che immagina di poter suonare, quindi è una semplicità viva. Federico, questa attività, pur nella sua semplicità, anche questo significa di fatto fare sinodo, ascoltarsi, capire, fare due chiacchiere, proporre? Sì, diciamo la progettualità era proprio questa, avevamo questi spazi che si prestavano benissimo perché erano usciti dalla chiesa sul sagrato a destra, quindi proprio, come dire, ci passavi davanti. Noi abbiamo creato tutta l'opportunità all'uscita della messa di fermare sia i genitori, ma anche di animare e vivere, diciamo, tutti insieme, quel luogo è il luogo di tutti. Quindi ogni gruppo una domenica fa il servizio lì. Quindi lato gruppi c'è il turno per animare il servizio che fanno alla comunità. E la comunità c'è un punto di ritrovo che banalmente è la chiacchiera dopo la messa, che cosa facciamo in settimana, cosa mangi a pranzo la domenica, e i gruppi che si incontrano, è veramente, veramente una cosa riuscita benissimo. Ecco. Allora, 20 secondi, Fra Giuliano, che cosa speri per la tua parrocchia? Io spero che con il cammino sinodale, con il cammino parrocchiale, la comunità possa capire che siamo comunità se camminiamo insieme e capire che siamo in cammino, no? Il sinodo non è arrivato alla fine, anzi ci ha messo proprio in cammino, e quindi siamo in costruzione di questo cammino, quindi che capiscono, e io insieme a loro, che saremo comunità parrocchiale veramente, chiesa, se saremo uniti nell'amore. E allora buon cammino a te, Fra Giuliano, buon cammino ad Ambra e Federico, questa bella equipe, no, di progettazione pastorale. Noi torniamo domani sera, ore 19:30, per raccontare un altro pezzettino di sinodo verso la GMG, un'altra diocesi che si confronta e si racconta su come sta preparando questo grande incontro, Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, in programma all'inizio di agosto. A tra poco, o meglio, a domani.